sparatoria ieri pomeriggio al villaggio Mosè, avvenuta all'interno di una concessionaria di auto, ucciso Roberto Di Falco, originario di Palma di Montechiaro. Gli altri tre complici arrestati, le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento. Fermento in politica in vista delle elezioni europee, intanto oggi Forza Italia congresso nazionale per eleggere il segretario. Primavera Empedoclina torna a riunirsi sulla situazione politica a Porto Empedocle. Intitolata ieri ad Aragona la Camera del Lavoro, dedicata ai minatori, al segretario Francesco Marotta, alla presenza dei vertici regionali della CGIL. Arriva il finanziamento di somma urgenza per la spiaggia delle Dune, 495.000 euro da parte dell'assessorato alle infrastrutture. Riprende l'attività agonistica dell'Agragas dopo due settimane di fermo, il Profavare incontra la Folgore a Castelvetrano. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Sparatore ieri sera al villaggio Mosè di Agrigento presso una concessionaria di auto. Uno dei quattro partecipanti all'aggressione è morto in ospedale. È Roberto Di Falco, di anni 38, originario di Palma di Montechiaro. Ferito un altro, ricoverato a San Giovanni di Dio. La procura di Agrigento intanto ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di tre indagati. Il servizio. Sparatori ieri al villaggio Mosè di Agrigento, uno dei quattro partecipanti all'aggressione è morto in ospedale, Roberto Di Falco, di anni 38, originario di Palma di Montechiaro, mentre uno è rimasto ferito e ricoverato a San Giovanni di Dio, gli altri due sono scappati. Erano infatti quattro gli attentatori che hanno partecipato all'agguato, provenienti da Palma di Montechiaro, si sono presentati con le armi in pugno all'autosalone Auto per Passione al villaggio Mosè, accanto alla chiesa Santa Rosa dell'Agrigentino Lillo Zambuto, presente all'interno della struttura. A quanto pare dalle prime ricostruzioni uno dei quattro uomini ha fatto fuoco, ma la pistola si è inceppata. Obiettivo dei sicari sarebbe stato il titolare dell'autosalone Zambuto, ne sarebbe nata una lite e così è partito un colpo di pistola che ha visto colpire il palmese Di Falco, mentre un altro degli attentatori è rimasto ferito e portato in ospedale per le cure del caso. Gli altri sarebbero scappati a bordo di una Mercedes. In serata i tre sono stati intercettati e portati in questura, dove gli agenti della squadra mobile, guidati dal capo Vincenzo Perna e dal vice Andrea Palermo, li hanno interrogati. Gli interrogatori sono continuati fino a tarda notte. Intanto è terminata nella tarda serata di ieri l'ispezione cadaverica del 38enne del corpo Roberto Di Falco, l'uomo deceduto in seguito alla sparatoria. Eseguirla nella camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento è stato il medico legale Alberto Alongi, lo stesso su disposizione della procura di Agrigento effettuerà nei prossimi giorni l'autopsia. L'esame autoptico servirà a fissare un primo elemento certo nell'inchiesta. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento sono coordinate dal procuratore capo Giovanni Di Leo, proseguono ancora. È stata una nottata intensa di interrogatori quella trascorsa nella questura di Agrigento. Diverse le persone che sono state sentite dagli investigatori, mentre sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Intanto nelle ultime ore una svolta nelle indagini sulla sparatoria, come scritto dal quotidiano Grandangolo, avvenuta nella concessionaria di ieri al villaggio Mosè. La procura di Agrigento ha messo un provvedimento di fermo nei confronti dei tre indagati. Si tratta proprio del fratello della vittima, Angelo Di Falco, e delle altre due persone, Calogero Zarbo, di anni 41, e Domenico Avanzato, di 40 anni, che si trovavano in compagnia di Roberto Di Falco. Il provvedimento è stato firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo, a eseguirlo sono stati gli agenti della squadra mobile di Agrigento. Gli indagati, difesi dagli avvocati Santa Lucia e Antonio Ragusa, compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP per l'udienza di convalida del fermo. Tutti sono stati trasferiti nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento. Le contestazioni al momento non sono ufficialmente note, anche se è lecito ipotizzare che gli indagati debbano difendersi dall'accusa di omicidio o di favoreggiamento personale aggravato. Il movente della base della rissa sfociata in una sparatoria che ha provocato la morte del 38enne sarebbe riconducibile a quanto pare a un'auto venduta e pagata con assegni senza copertura. Tutto è avvenuto nell'autosalone Auto per Passione al villaggio Mosè, dove nel pomeriggio di ieri ad affrontare il titolare Lillo Zambuto sono presentati in quattro: la vittima, il fratello Angelo,
titolare di una rivendita di auto a Palma, e altri due loro amici. Ad accendere la violenta discussione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio Angelo Di Falco, che ha rivendicato con forza il pagamento della vendita di un'autovettura pagata, e questa l'ipotesi a quanto pare con assegni non coperti. Il battibecco tra i due contendenti è sfociato immediatamente in una rissa, culminata con la morte di Di Falco, colpito all'addome da un proiettile. I tre accompagnatori della vittima, nel corso degli interrogatori condotti in questura dal procuratore capo Giovanni Di Leo, non hanno convinto gli inquirenti, le indagini non sono concluse e vanno oltre. Particolare attenzione degli investigatori viene rivolta agli ulteriori interrogatori, alla pistola usata che al momento non si trova e alle immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere installate in zona. Nelle prossime ore verrà eseguita anche l'autopsia del medico legale Alberto Alongi. Politica al lavoro in vista delle europee, mentre Forza Italia a Roma a congresso elegge il nuovo segretario Antonio Tajani. Politica in fermento in vista delle europee, considerato che appare palese già per tutti come siano in campagna elettorale. In casa DC i rumor danno adesso possibile una nuova alleanza con Italia Viva, ma il leader Cuffaro si premura a smentire. Con la Lega abbiamo solo buoni rapporti politici in Sicilia e non ci sarà alcun accordo con Italia Viva. Era idea della Democrazia Cristiana, poi dice, stare insieme a Forza Italia, che invece non ci vuole perché credo sia preoccupata di perdere il seggio in Sicilia e forse anche dalla mia presenza. E poi evidenzia, non ci sarà alcun accordo elettorale per le europee. Continueremo a lavorare perché possa esserci una lista autonoma dei popolari. I 5 Stelle in Sicilia sembrerebbe avessero identificato Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi, più volte intimidito dalla mafia, mentre per gli altri nomi potrebbero affidarsi ad un click day. Gli azzurri sono riuniti a congresso a Roma e il primo nazionale senza Silvio Berlusconi si eleggerà il segretario e 4 vice segretari. Il primo sarà Antonio Tajani, già designato segretario dopo la morte di Berlusconi, che adesso avrà l'investitura ufficiale. I 4 vice segretari: Roberto Chiuto, Deborah Bergamini, Stefano Benigni e Alberto Cirio. Si voterà per alzata di mano. Altra sfida sarà quella per stabilire chi sarà il sostituto in caso di impedimento del segretario. Forza Italia è essenzialmente intanto concentrata a mettere anche in equilibrio due opposte posizioni presenti all'interno del partito, quella che vorrebbe schierarsi con Giorgia Meloni e l'altra di fede più centrista. E se la discesa in campo di Silvio Berlusconi ebbe come incipit l'Italia è il paese che amo, per Tajani, che non nasconde che questo sia il discorso più difficile della sua vita, l'affermazione è: questa è la mia famiglia, quella a cui ho dedicato 30 anni della mia vita, e sottolinea che Forza Italia è un partito che vuole conquistare lo spazio esistente tra Meloni e Schlein. Poi fa un appello per la costruzione di un forte partito popolare europeo in Europa. Il congresso ha avuto il via già ieri. Positivi i commenti di Marcello Caruso, coordinatore siciliano di Forza Italia a Roma al congresso nazionale del partito. Per la nostra provincia è presente come coordinatrice provinciale l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, eletta al congresso di Agrigento lo scorso 28 gennaio insieme al parlamentare regionale Riccardo Gallo e con i delegati eletti al congresso provinciale di Agrigento il servizio. Positivi i commenti di Marcello Caruso, coordinatore siciliano di Forza Italia a Roma, presente al congresso nazionale del partito. Per la nostra provincia c'è la coordinatrice provinciale onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, eletta al congresso di Agrigento lo scorso 28 gennaio, insieme al parlamentare regionale Riccardo Gallo e ai delegati eletti, che esprimeranno con il loro voto la preferenza al nuovo segretario di partito dopo la perdita di Silvio Berlusconi.
La presenza numerosa di Forza Italia siciliana, afferma Marcello Caruso, a questo congresso nazionale è motivo di grande soddisfazione per tutti noi che abbiamo lavorato in questi mesi per riorganizzare la presenza e per confermare la sua vitalità e il suo radicamento in un territorio storicamente importante per Forza Italia. Il nostro partito si conferma in Sicilia e in Italia il punto di riferimento per quanto moderati, liberali e garantisti si riconoscono nei valori dell'europeismo. Circa 120 delegati, Forza Italia siciliana è l'espressione di migliaia di militanti, simpatizzanti, amministratori locali che nel nome dei valori trasmessici da Silvio Berlusconi hanno sempre rappresentato un asse portante del centrodestra. Con il rinnovato impegno e il rinnovato slancio dato da Antonio Tajani nel dare continuità a tutto il partito a livello nazionale, il suo grande lavoro amministrativo portato avanti dal Presidente della Regione Schifani con il suo governo, anche questi migliaia di militanti e simpatizzanti continueranno con passione ed entusiasmo a battersi per dare voce e risposte ai bisogni della nostra comunità, delle nostre famiglie e delle nostre imprese nel nome della libertà di cui siamo sempre alfieri. È tornato a riunirsi il gruppo politico Primavera Empedoclina alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo e del presidente avvocato Gianni Amel. Durante l'incontro si è discusso sulle gravi condizioni economico-sociali in cui versa la città di Porto Empedocle il servizio. È tornato a riunirsi il gruppo politico Primavera Empedoclina alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo e del presidente Gianni Amel. Durante l'incontro si è discusso sulle gravi condizioni economico-sociali in cui versa Porto Empedocle. Il nostro intervento, dice il coordinatore Gino Grillo, non mira a una serie critica all'amministrazione comunale, ma si prefigge di dare un contributo in termini di idee e proposte a un paese che a oggi pare privo di prospettive, senza alcuna speranza di futuro ai propri cittadini. Noi di Primavera Empedoclina, continua, riteniamo che il punto di partenza per creare lavoro, sviluppo, debba essere rappresentato dal porto, infrastruttura strategica attorno al quale devono necessariamente avviarsi una serie di iniziative che il nostro movimento si impegnerà a individuare e portare avanti direttamente sul territorio. Infine, Gino Grillo invita il sindaco Calogero Martello e la sua giunta ad attivarsi con una presenza continua e visibile sul territorio affinché la cittadinanza avverta vicinanza e impegno. Intitolata ieri sera ad Aragona, la sede della Camera del Lavoro, alla presenza dei vertici della CGIL, dedicato ai minatori, al segretario più longevo, anch'esso minatore, Francesco Marotta, ampia la partecipazione di tanti aragonesi alla manifestazione. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal segretario provinciale Alfonso Buscemi, alla presenza del segretario regionale della CGIL, Alfio Mannino. Noi abbiamo seguito l'evento. La Camera del Lavoro ad Aragona oggi viene inaugurata e dedicata a uno storico della CGIL, Franco Marotta. Un tributo alla categoria dei lavoratori che ha retto le sorti di questo paese per tanti decenni. L'economia di questo paese si fondava sostanzialmente sulla categoria dei minatori. Francesco Marotta è stato segretario di questa Camera del Lavoro per più di 20 anni, un minatore, leader storico di quella categoria che ha rappresentato tutti gli interessi di quei lavoratori. Oggi abbiamo voluto ricordare in un momento particolarmente difficile, quelle condizioni, con una toccante mostra rispetto ai drammi che i minatori hanno vissuto. Tanti di loro sono morti a causa di incidenti sul lavoro. Tanti altri ancora sono morti di tumore perché con la respirazione dello zolfo sostanzialmente i polmoni non reggevano. Oggi siamo ripartiti da lì. Perché in un contesto così difficile nel nostro paese, dove si lavora senza uno stipendio adeguato per una vita dignitosa decente, i dati Istat ci dicono che pur lavorando si è poveri. E allora vogliamo ripartire da qui a difesa dei diritti dei lavoratori affinché essi possano avere tutti quei diritti che uno Stato civile deve garantire. Avete dato anche dei riconoscimenti a persone meritevoli. Sì, diciamo che abbiamo voluto ricordare il sacrificio degli ultimi due caduti in miniera, avevamo qui presenti i figli e quindi abbiamo dato un ricordo agli ultimi due minatori morti dentro la miniera ad Aragona. Abbiamo anche un artista, abbiamo premiato Enzo Arnone, figlio di un minatore,
che ha scritto e disegnato tanto su quelle triste vicende dei minatori, ci ha dato un bellissimo contributo con due delle loro poesie. E poi ancora abbiamo avuto il privilegio di avere ancora un minatore in vita, un compagno anziano che è con noi e quindi l'abbiamo voluto ricordare. E naturalmente abbiamo anche ricordato con una medaglia Francesco Marotta consegnandolo ai loro figli. Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, ha voluto essere presente qui ad Aragona, in questo momento importante, un paese dove, diciamo, si è vissuto di miniera e purtroppo ci sono stati anche dei morti. Oggi questa Camera del Lavoro viene intitolata proprio a uno di questi. Ah, per noi è un onore, un privilegio poter vivere momenti come questi, che non sono solo momenti celebrativi, ma sono momenti in cui noi nel ricordo di persone, di lavoratori, lavoratrici come Franco Marotta, vogliamo far sì che quella voglia di riscatto degli ultimi possa diventare una voglia che oggi parli soprattutto alle giovani generazioni. Perché non dobbiamo fare un esercizio retorico di memoria, ma dobbiamo far sì che quella memoria, quella voglia di cambiare davvero le cose possa essere davvero oggi un faro per tanti giovani di questa nostra realtà. E farlo in un tempo in cui purtroppo la condizione di vita e di lavoro è sempre più precaria. Io credo che noi abbiamo il dovere non soltanto di farlo, ma di indicare la giusta direzione con questi ricordi, soprattutto alle giovani Tuttora generazioni. esiste la precarietà purtroppo in Sicilia, come esiste l'emigrazione giovanile. Sì, assolutamente. Siamo una regione in cui ogni anno 20.000 ragazzi e ragazze vanno via da questa terra e coloro i quali non accettano di andare via da questa terra sono costretti a vivere una condizione di sfruttamento, di sottosalario, di condizione di grande precarietà. È proprio per questo che la voglia di riscatto deve essere un patrimonio soprattutto delle giovani generazioni, la CGIL deve essere accanto alle giovani generazioni per poter davvero costruire una Sicilia e un paese più giusto. Buone notizie arrivano per la sistemazione della spiaggia delle dune a San Leone, dove per via dell'erosione costiera un tratto di litorale è franato. Arriva il finanziamento disposto dall'assessorato regionale alle infrastrutture per 495.000 euro. Un plauso viene espresso dall'onorevole Giusy Savarino di Fratelli d'Italia del servizio. Buone notizie arrivano per la sistemazione della spiaggia delle dune, dove per via dell'erosione costiera un tratto di litorale è franato e la circolazione è consentita solo a una corsia. Dalla Regione Assessorato Infrastruttura viene dettagliato, a seguito di sopralluogo effettuato da codesto ufficio, ha richiesto un intervento di sommorgenza per un importo complessivo di 495.000 euro per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate in località San Leone al comune di Agrigento, allegando il verbale redatto e contenente la dichiarazione circa l'esistenza del nesso tra casualità e i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati. Viste le varie note del Genio Civile, preso atto di quanto dichiarato con la documentazione citata e tenuto conto che si è trattato di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si autorizza pertanto l'esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate. In località San Leone, nel comune di Agrigento, il cui importo dovrà essere contenuto entro limiti dello stretto necessario, afferma la nota dell'assessorato alle infrastrutture, e comunque per complessivi 495.000 euro, di cui 360.000 per lavori comprensivi e di oneri per la sicurezza e 135.000 per le somme a disposizione dell'amministrazione, così come previsto dalla legge. Pertanto, nell'evidenziare che l'intervento di sommorgenza autorizzato è finalizzato a eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, si dovrà provvedere ad avviare immediatamente le procedure per l'affidamento dei lavori in argomento, al fine di dare esecuzione agli stessi nel rispetto della normativa vigente e a trasmettere a questo Dipartimento tutti gli atti posti in essere, restando in attesa della perizia approvata, validata e munita dei pareri e delle autorizzazioni della normativa vigente. Su tale finanziamento interviene l'onorevole Giusy Savarino, dove l'11 febbraio del 24 affermava pubblicamente: «Voglio assicurare il sindaco di Agrigento e la comunità agrigentina che ho chiesto all'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò di intervenire urgentemente per il tramite del Dipartimento regionale tecnico del Dello Civile per la messa in sicurezza non procrastinabile in considerazione
considerazione degli ultimi eventi del viale delle Dune a Salerone. Mi è stato assicurato, continua il parlamentare dei Fratelli d'Italia, alla Regione il massimo impegno in tempi brevissimi. Oggi riceviamo conferma che l'assessorato alle infrastrutture ha autorizzato i lavori per complessivi 495.000 euro per la messa in sicurezza della costa danneggiata per erosione a causa delle forti mareggiate nella località di San Leone. Il sindaco di Agrigento e tutta l'amministrazione comunale esprimono quindi un plauso per la sensibilità e la prontezza mostrata dall'onorevole Savarino e dall'assessore Aricò da Fratelli d'Italia nei confronti di una problematica, quella dell'erosione costiera, che compromette seriamente le bellezze naturali e le attrattive della nostra città. Gestore di energia elettrica in Sicilia, dal prossimo mese di luglio cambierà tutto, ne restano solo due per il mercato tutelato, ce ne parla Margherita Tropiano. Energia elettrica in Sicilia cambia tutto, addio ai vecchi gestori, ce ne saranno solo due. Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta passano sotto il dominio del gestore A2A Energia, che insieme ad Edison, che opererà nelle altre province, doteranno di energia elettrica le utenze che resteranno con il mercato tutelato. Per questo A2A, che è presente in tutta Italia ma ha la sua base in Lombardia, conferma che 145.000 utenze passeranno con l'acquisto dei diritti al gestore lombardo, automaticamente configurando l'isola come il secondo mercato di A2A. Le variazioni saranno operative dal 1° di luglio e il direttore dell'azienda sottolinea che gli utenti siciliani del mercato tutelato non dovranno fare nulla perché contatore e metodi di lettura resteranno i medesimi e si vedranno recapitare in automatico solamente una bolletta azzurra. In programma A2A ha l'apertura di nuovi sportelli per venire incontro alle esigenze dell'utenza, con particolare riferimento alle fasce degli anziani che in massima parte hanno contratti con i gestori del mercato tutelato. La variazione invece non sarà automatica per i soggetti con età superiore a 75 anni, per chi possiede la legge 104 e chi beneficia del bonus energia perché ha basso reddito. Cambia il paesaggio agricolo siciliano con i colossi e le multinazionali che investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico, tanti proprietari terrieri che vendono i loro ettari a prezzi vantaggiosi. Il servizio da Palermo. Il paesaggio agricolo siciliano che cambia, sempre più colossi e multinazionali investono sul fotovoltaico e anche sull'agrivoltaico. Così nell'isola tanti proprietari terrieri vendono i loro ettari a prezzi ovviamente vantaggiosi. Un bel affare, si va dai 1.500 ai 3.000 euro l'ettaro di affitto all'anno, mentre chi propone di comprare può anche offrire oltre 30.000 euro all'ettaro. In campo una pletora di intermediari che agisce per conto di multinazionali europee, soprattutto olandesi e francesi, ma anche di paesi extra Unione Europea. I campi dell'entroterra e del Trapanese, da secoli a vocazione agricola, diventano quindi enormi campi di pannelli fotovoltaici, i più grandi d'Europa e tra i più grandi al mondo. Troppi costi, ricavi bassi, così i proprietari terrieri vendono per un profitto sicuro. La provincia di Trapani è stata da sempre famosa per le produzioni agricole di qualità, fin da tempi più antichi, ma dall'intervento dell'euro è successa una cosa molto complicata, nel senso che la materia prima, quindi le cose che si vanno a produrre, dal vino all'olio a tutte le cose che produce la terra, hanno preso un prezzo così basso che hanno interferito complessivamente nella gestione delle proprie attività. Molte persone non riescono più a sopravvivere e quindi con l'aumento delle materie prime, omnicomprensiva il carburante agricolo, ma anche la gestione viva dell'azienda agricola, non c'è stato più il ricambio generazionale che prima teneva in vita questo settore nella nostra provincia. Quindi ora ci troviamo un'età media di agricoltori che è di circa 57-58 anni e che non hanno più la forza di poter andare avanti.
Rispetto a questo, che cosa sta succedendo? Che molte aziende multinazionali, fondi di investimento, assicurazioni stanno tentando di fare business con l'agrovoltaico, con l'energia alternativa, e quindi fanno delle offerte incredibili rispetto ai prezzi di mercato delle proprie terrene. E quindi che cosa sta succedendo? Che tutte le aziende agricole stanno cercando di vendere i propri terreni per cercare di realizzare un minimo. La Sicilia sarà un grosso specchio che potenzialmente produrrà tanta energia verde o tanta energia pulita, per come ce lo stiamo dicendo, però abbiamo un'attività di desertificazione dei nostri territori. Di conseguenza terreni che erano idonei per la coltivazione, di conseguenza per dare cibo per l'umanità, oggi daranno energia, ma saremo un popolo affamato. Lavoratori sociali iscritti, Sud chiama Nord, ci chiediamo se ciò sia normale. Sentiamo l'intervista a Daphne Mussolino, senatrice di Italia Viva. Lavoratori della Messina Social City, la più importante in questo momento società partecipata del Comune di Messina anche in termini numerici, iscritti nelle liste del Movimento Sud chiama Nord, lei ha già trattato questo tema che fa discutere. De Luca dice non è un reato iscriversi ad un partito, ma perché dal suo punto di vista invece è da attenzionare la questione? Ovviamente non è un reato iscriversi a un partito, a un'associazione. Il punto è che invece qua quello che è emerso fino adesso e che non è stato smentito apertamente, anzi secondo me ha trovato un'implicita conferma, è che queste iscrizioni sono state fatte su proposta dell'assessore Arramu. Per intenderci, è come se quando io ero assessore alla Polizia Municipale avessi proposto ai vigili, ai contrattisti, questi che adesso sono stati stabilizzati, 39 vigili che sono stati stabilizzati adesso, avessi proposto loro di iscriversi al Partito Sud Chiama Nord e l'avessi presentati io in questa iscrizione. Allora questo non può non destare qualche interrogativo, non può non farci chiedere se effettivamente questo modo di agire sia opportuno. Non parliamo di legittimità, non parliamo di legalità, quelli sono temi che lasciamo a chi è competente a indagare e a verificare, però sull'opportunità, soprattutto per chi si ammanta sempre di purezza, di essere contro le caste, di avere mandato via i padroni dal palazzo, poi bisogna chiedersi se effettivamente sia opportuno. Un sistema clientelare questo? È la domanda che ci poniamo, ovviamente, perché a questo punto se le modalità di iscrizione sono state fatte così anche per altri ambiti, allora la domanda è quanto siano state spontanee queste adesioni, quanto siano state libere queste adesioni. E poi c'è un tema che invece diciamo, scaturisce da queste iscrizioni, che è quello che ci dobbiamo domandare quanto sia opportuno che queste persone, questi lavoratori, aderendo a varie manifestazioni in giro per l'Italia, ovviamente si prendano giorni di congedo dal servizio. Legittimo prendersi giorni di congedo dal servizio, non tanto invece legittimo quando queste assenze in qualche modo interrompono i servizi o quando creano delle difficoltà alle persone assistite, data anche la delicatezza del servizio reso. Infatti ci viene segnalato che ieri, in concomitanza di una manifestazione che si è svolta a Roma, la presenza di Sud Chiama Nord, in città sono stati segnalati dei disservizi proprio nel settore dell'assistenza agli anziani. Anche io ho ricevuto numerose segnalazioni in tal senso, ovviamente non ho il potere per poterlo accertare, ma mi domando quanto questa situazione possa continuare ad andare avanti così senza che il sindaco prenda posizione e chiarisca la questione, il sindaco Federico Basile. Saldato il sussidio di gennaio ai lavoratori ASU della regione siciliana, l'obiettivo resta comunque la stabilizzazione. Il servizio da Palermo. Finalmente ieri è stato firmato l'impegno di spesa per il sussidio del mese di gennaio. Ieri una delegazione di lavoratori ASU insieme a USB è stata ricevuta dal dirigente del servizio del Dipartimento Lavoro, del servizio del precariato ASU, dove abbiamo esposto tutte le criticità che i lavoratori hanno manifestato in questi due mesi senza sussidio. Ci è stato garantito che col nuovo sistema SCORE tutto avverrà in maniera più rapido. Si attende ora lunedì, sicuramente verrà firmato anche l'impegno di spesa del mese di febbraio. Abbiamo esposto tutte le criticità, i pagamenti, i lavoratori dopo 25 anni senza sussidi, senza contratti, hanno ancora, purtroppo ci sono queste problematiche che speriamo che vengano superate. Ecco, però ovviamente voi puntate alla stabilizzazione.
Esatto, con la legge di bilancio approvata, l'articolo 10, si parla di stabilizzazione. Siamo in attesa dei rilievi del MEF che arriveranno in questi giorni, nonché dal parte del Consiglio dei Ministri. Entro fine marzo, il 20 marzo, si dovrebbe pronunciare il Consiglio dei Ministri. Siamo in attesa. Naturalmente la preoccupazione è quella che si è ripetuta negli anni scorsi, ossia mancanza di copertura finanziaria a regime, sostenibilità della spesa e le capacità assunzionali. Molti enti utilizzatori, molti enti locali sono in predissesto, dissesto finanziario, quindi sarà realmente difficile, qualora passasse la legge, andare a stabilizzare quei lavoratori, quelle platee di lavoratori dove nei comuni ci sono tantissimi lavoratori ASU. Ecco, per concludere, voi di cosa vi occupate e soprattutto quanti siete? Allora, secondo quest'ultimo appunto impegno di spesa di gennaio 2023, i lavoratori ASU attualmente sono 3.646, di cui 269 impegnati in diretta utilizzazione dalla Regione nei beni culturali. Questi soggetti si occupano della fruizione dei musei, dei siti archeologici, dei parchi archeologici e all'interno anche dell'amministrazione dei beni culturali. La restante platea invece è impegnata negli enti locali o ancora purtroppo nelle cooperative. Quindi c'è una varietà di soggetti in diversi enti utilizzatori e naturalmente le problematiche sono differenti. Linea alla regia per la pubblicità. A Messina si va verso la conclusione del progetto Foresta Mi, intervista a Federico Basile. Cambia l'impatto estetico di tante vie del centro, prima solo cemento e parcheggi, adesso gli alberi e in questo tratto di strada anche potremmo dire è il prototipo di questo progetto, è stata installata anche la griglia. Assolutamente sì, siamo venuti qua proprio per verificare esteticamente quello che sta diventando un po' il centro della città con queste opere di forestazione. Io credo che già l'impatto rispetto ai tempi di cantiere sia non solo gradevole ma anche funzionale e l'ho sempre ribadito, le cose si fanno piano piano, è chiaro che durante i lavori i disagi e anche magari le idee di chi poi non ha la visione completa possono essere un po' fuorvianti, credo che il colpo d'occhio serva non solo esteticamente ma anche funzionalmente rispetto a un asfalto che ha una funzionalità legata proprio all'alberatura e delle griglie di contenimento che eviteranno magari quei piccoli incidenti che ci sono stati durante la fase di cantierizzazione. Credo che la città stia cambiando forma e mano a mano andremo a fare tutto il resto. La manutenzione di questi alberi, perché è bello esteticamente, però dovranno essere curati. Palazzo Zacca già sta immaginando come fare. Sì, questa mattina sono stato al COC e sono passato dal Viale San Martino e ho visto tutte le siepi curate. È una cosa che non accadeva da tempo, la Messina Servizi sta lavorando sotto questo punto di vista, quindi la manutenzione starà a loro. Non ci accapigliamo già per i primi alberi che probabilmente non sopravviveranno all'espiantazione perché sono cose fisiologiche, ma sappiamo come agire e lo stiamo dimostrando. Foresta Me è anche e soprattutto Parco Aldo Moro, quando lo apriremo? C'è Parco Aldo Moro, c'è l'assa di Gazzi, ci sono tante altre piccole cose. Parco Aldo Moro è praticamente pronto, io credo che a fine mese dovremmo tagliare il nastro e ridare un pezzo di città che molti, neanche io, conosceva, possa essere fruito in maniera complessiva, sperando sempre, questo lo dico, che il rispetto che abbiamo per le nostre cose lo manteniamo anche per le cose di tutti. Passiamo allo sport, domani l'Acragas incontrerà il Real Casanuovo in corsa per centrare i play-off, sarà una partita tosta. L'obiettivo dell'Acragas è quello di salvarsi dopo due settimane di sosta. In Serie D, dopo un paio di settimane di forzata sosta, che riguarda però l'Acragas, si ritorna in campo e domenica la compagine dei Templi ospiterà al Seneto il Real Casanuovo dell'ex attaccante di Serie A Reginaldo. La compagine allenata da Raffaele Esposito si ritrova in piena zona playoff, un obiettivo che la compagine campana sta inseguendo. Discorso diverso per la squadra biancazzurra che mira di arrivare prima possibile ad una salvezza tranquilla. La gara, cui inizio è fissato per le 14:30, sarà diretta da Sebastian Petrov di Roma 1. I suoi assistenti saranno Luigi Fabrizio Dorto di Busto Arsizio ed Andrea Perrella di Crema.
Trasferta impegnativa invece per il Canicattì, che scenderà sul rettangolo di gioco di Vibo Valentia. La compagine biancorossa, che proviene da alcuni turni positivi, è posizionata bene in classifica generale e, come l'Acreas, mira a mettersi al riparo prima possibile. Ma vediamo qual è la terna arbitrale di Vibonese Canicattì. Riccardo Tropiano di Bari. Gli assistenti saranno Roberto Lembo di Valdarno e Filippo Panebarca di Foggia. Questo è invece il quadro generale della giornata. Agregas Reale Casalnuovo, Castrovillari Locri, Gioiese Acireale, Portici San Luca, Ragusa Igea, Sant'Agata Reggio Calabria, Vibonese Canicattì, Trapani San Cataldese. Questo turno riposano sia il Licata che il Siracusa. In sala stampa mister Marco Coppa per presentare la sfida casalinga di domani contro il Real Casalnuovo, avversario in piena lotta per centrare i playoff. L'Acreas invece rincorre la salvezza. Che partita ci aspetta domani? Una partita tosta sotto tutti i punti di vista, perché sappiamo che l'avversario ha voglia di centrare un obiettivo che è quello dei playoff, ma a noi può interessarci veramente pochissimo, perché il nostro obiettivo sicuramente è molto più importante del loro. Ma questo voglio dire, per noi vale ogni domenica, ogni settimana. Il nostro obiettivo è sempre più importante rispetto a quello degli avversari, ma a maggior ragione domani, perché andiamo ad affrontare una squadra sì che è quinta in classifica, una squadra che ha fatto un cammino veramente importante per tutta l'intera stagione. Non sono lì per caso, perché hanno giocatori importanti, giocatori di qualità, però ripeto, noi domani non possiamo guardare in faccia nessuno. Noi domani abbiamo bisogno di vincere questa partita, e tenendo sempre presente che il nostro obiettivo, lo continuo a ripetere, è molto più importante del loro. L'Acreas torna in campo dopo 2 settimane di riposo forzato. Come sta la tua Acreas? No, la mia Acreas sta bene, peccato in un certo senso anche per la sosta, è stato importante e utile per recuperare alcuni elementi anche molto importanti per la nostra squadra. Peccato, perché venivamo da un percorso fatto in questo giro di ritorno di prestazioni molto molto alte, molto importanti, di molta qualità e anche da un punto di vista atletico. Peccato aver spezzato il ritmo, però noi queste 2 settimane le abbiamo utilizzate soprattutto per cercare di recuperare quelli che erano indisponibili. Vediamo ora una panoramica dei principali avvenimenti sportivi di calcio curata dal collega Calmero Lentini. In eccellenza Girone A continua a distanza il duello tra le due battistrada Nissa e Profavara. La compagine di Catalano, che in settimana ha subito 2 giornate di squalifica del proprio campo, giocherà al Marino di Castelvetrano contro la locale Folgore, con l'obiettivo primario di conquistare l'intera posta in palio. Una gara che comunque non nasconde delle concrete insidie, ma i ragazzi gialloblu, pur con qualche assenza importante, faranno di tutto per portare a casa punti preziosi. Discorso diverso invece per la Nissa, che dopo aver rischiato di perdere domenica scorsa con il Don Carlo Misioneri, ritorna tra le mura amiche contro l'Accademia Trapani. Discorso diverso invece per l'Unità Sciacca, che sta combattendo il proprio campionato in maniera serena e tranquilla, ma sarà ospite del super giovane Castelbuono. Ma vediamo quali sono le partite che si disputano in questo turno. Intanto, in questa 23ª giornata sono previsti 3 anticipi del sabato, vale a dire Aspra Oratorio Marineo, Athletic Club Palermo Don Carlo Misilmeri e Mazzara e Castellammare Mazzara 46. Domenica invece tutte le altre gare, quindi comprese Folgore Profavara, Fulgatore Geraci, Mazzara Casteldaccia, Nissa Accademia Trapani e dunque Super Giovane Castelbuono 1 in tassi di Sciacca. Altra giornata campale per le agrigentine del campionato di promozione Girone A, e ci riferiamo a quelle che stanno lottando per salvare la categoria. L'Embedoclina, che sembra essere in caduta libera ed occupa una posizione non certo tranquilla, sarà impegnata nel derby esterno di Cammarata contro il locale Camarat. Il Castel Termini invece gioca sul proprio campo ospitando il ben messo Partinico Audace.
Per quanto riguarda il Gemini, sulla carta dovrebbe avere vita facile sul rettangolo di gioco del Giardinellese e indirettamente vincendo potrebbe fare un grosso favore all'Empedoclina che, ricordiamo, ha un punto in più in classifica generale rispetto alla squadra trapanese. Questo è il turno della domenica. Intanto sabato si gioca Parma-Valle Città di San Vito Lo Capo. Ecco, anche il CUS Palermo gioca in anticipo con Liccarenze, mentre domenica Alba e Alcamo San Giorgio Piana, Casier Termini Partini Caudace, Giardinellese Gemini, Camarat e Empedoclino. La Pro Favara domani impegnata in trasferta contro la Folgore di Castelvetrano, sarà un incontro particolare. Giuseppe Moscato ha sentito il mister Gaetano Catalano e il direttore sportivo Tino Longo. Impegnativa trasferta domani per la Pro Favara che si reca a Castelvetrano per incontrare la Folgore, un momento delicato per il campionato dove la Pro Favara è ancora in corsa per il primo posto. Dicevamo partita difficile anche per quanto riguarda l'organico della Pro Favara, sappiamo che ci sono appunto alcuni infortunati, altri sono stati squalificati. Qual è la situazione, mister? Ma in questo momento devo dire che siamo in una situazione positiva per come è andata la partita domenica dopo la sconfitta di Castellammare. Devo dire che i ragazzi hanno dato una grande reazione, è vero che abbiamo qualche assenza importante, però non mi è mai piaciuto e non l'ho mai fatto di parlare degli assenti, anche perché abbiamo un organico importante, quindi anche domenica troveremo le soluzioni per affrontare questa partita che sicuramente, come ha detto lei, è una partita difficilissima e bisogna affrontarla nei migliori dei modi. E allora, in relazione a quello che ha detto lei, com'è stata la preparazione in questa settimana e soprattutto le indicazioni che usciranno fuori come al solito dall'ultimo allenamento di sabato mattina? Ma le indicazioni sono positive, i ragazzi stanno bene, era importante vincere domenica e l'abbiamo fatto perché poteva rimanere qualcosa della sconfitta di Castellammare, invece i ragazzi devo dire che sono stati abbastanza bravi, si sono preparati bene in settimana, stanno lavorando bene, questa mattina chiuderemo la settimana lavorativa e poi come sempre domani mattina farò delle scelte per quanto riguarda la partita di domani. Potrebbe avere un'influenza la decisione della Lega di chiudere al pubblico le prossime due partite casalinghe? Ma credo di sì, perché come tutte le società, come tutte le squadre, abbiamo bisogno del pubblico, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e questa sicuramente è una partita importante, non so da cosa è stato dovuto meno, però sicuramente per noi non sarà facile, sarà sempre difficile avere il pubblico vicino, sicuramente è una cosa importante, l'abbiamo avuto domenica, ci ha dato una grossa mano e spero che questo possa essere con la richiesta della società magari accorciare un po' queste due giornate a una. Il finale di campionato, dicevamo, veramente importante, solo 4 punti dalla Nissa, la Pro Favara ci crede ancora? Ma abbiamo l'obbligo di crederci, purtroppo abbiamo perso una partita che per noi era fondamentale, però devo dire che ancora mancano 8 partite, siamo ripartiti dopo la sconfitta abbastanza bene, adesso bisogna continuare, io non mi piace fare programmi in questo momento, mi piace e mi interessa della mia squadra, dobbiamo cercare di fare più punti possibili, quando arriveremo alla fine vedremo a che punto saremo. Noi dobbiamo fare sempre partita per partita, pensare partita per partita. Quello che dice il mister è giusto, anche perché è stato costruito un organico importante, quindi chi entra o chi esce, se la squadra è sempre, insomma, abbastanza competitiva. Potrebbe avere un'influenza nel prosieguo del campionato il fatto di dover giocare 2 partite senza pubblico? Ma per adesso pensiamo alla partita con la Folgore e poi vedremo cosa succederà. Certo non è una cosa bella quello che è successo, però ripeto, siamo stati danneggiati in modo esagerato,
dal mio punto di vista come società. Poi non giustifichiamo assolutamente quello che è successo fuori, ma prenderemo provvedimenti anche per quelle persone, se riusciamo a individuarle, di non farle più avvicinare allo stadio. Abbiamo visto nell'allenamento che in realtà tutta la rosa è ben carica e veramente padrona della situazione. I ragazzi sanno quello che devono fare, non si sono mai tirati indietro. Ripeto, domenica hanno fatto una partita strepitosa, 10 uomini, 96 minuti contro una squadra che si deve salvare, anche la Fulgatore è una buona squadra, allenata bene, e quindi non era facile. Io credo che i ragazzi non li possiamo riprovare nulla, lo stanno facendo straordinario. Ci credono fino in fondo e fino all'ultimo secondo del campionato? Ma noi l'abbiamo detto, in un modo o nell'altro cerchiamo di centrare l'obiettivo, in un modo o nell'altro lo centreremo. E questo è tutto per l'edizione oggi di TV Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione e vi auguriamo un buon fine settimana.